racconta da, dall'inizio. Nel 2008 lavoravo per una banca e per una, un'agenzia governativa, sì. Non faccio il nome. Sì. E ero sotto una ditta, questa ditta è stata all'anno scissa un po', sì. E mi hanno dato questa agenzia governativa. Mi ricordo sempre in giugno vengo a sapere, la ditta deve andare via, e mi dicono ancora Laura non la conoscevo allora, perché io non avevo mai avuto bisogno di niente. E va via la ditta, passa il tempo, scadono i 60 giorni, una persona che conosco bene è andata a vedere con il computer, sì, i passaggi, i vari passaggi di questa ditta. Mi dice, Alberto, 10 giorni di tempo questa ditta sparisce dalla circolazione, è stata smembrata, la sera c'era l'ufficio, la mattina non c'era più. Vado a lavorare da un'altra parte, scopro che ci sono ancora questi personaggi con un altro nome. Questi personaggi che erano nel vecchio appalto li trovo qua dentro. Ho detto, ho paura, infatti i primi 3 mesi di lavoro io non li ho presi, li ho presi a dicembre, da settembre. Poi è subentrata la Laura che tutti i mesi. La Laura è la sindacalista. La sindacalista, la signora Bozzacchini. Sì. È subentrata lei e tutti i mesi ha cominciato a punzecchiare. Sì, sì. Quando è andata via la ditta, è andata via a novembre, è subentrata una ditta di Mantova in questo appalto grosso. Sì. Noi i nostri soldi li abbiamo presi a maggio. Voi che stipendi avete? Bassi? Che stipendi avete? Io personalmente prendo 490 euro al mese, ho 3 ore. Sì. Adesso addirittura ci tirano via i soldi sulle ore. Ho fatto della malattia perché non mi sentivo bene la prima settimana, due settimane. La seconda l'INPS me li ha dati e me li hanno trattenuti tutti con... Sì. Avevo 540 euro di stipendio, mi hanno tolto 150 euro di trattenute. Sì, sì. Non so se mi spiego. No. E racconta un attimo questa vostra collega che adesso è stata ricoverata all'ospedale, che era qua al presidio. Ho una telefonata. Ah. Un secondo.